Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Bene ragazzi, andiamo a vedere velocemente quelle che sono le pagelle. Che ho detto, adesso farò poi un video a parte per le pagelle, se no mi viene il video viene troppo lungo e quindi niente. Allora, andiamo a vedere quelle che sono stati, come si sono comportati i nostri ragazzi. Quindi io direi, darei un bel 6 a Nicolas. Rischi pari a 0 nel primo tempo, sempre sicuro nelle uscite e niente, quindi dominio dell'area di rigore io direi, perché per quanto riguarda il gol del sul Tirol non è sicuramente colpa sua. Io direi Esteves un bel 7 oggi. Esteves è cresciuto nell'attenzione, nella fase difensiva, gli è capitato casi rari, però l'affronta senza grossi problemi secondo me. Ma in realtà avvia spesso e volentieri l'azione, specialmente del primo gol. Poi è stato sostituito da Calabresi, e Calabresi io direi un 6, si arrangia come può su Casiraghi, però se andiamo a vedere Esteves, secondo me oggi ha fatto veramente bene. Canestrelli 6,5, rischia qualcosa su una leggera trattenuta, ma eccelle nel gioco aereo, se la cava alla grande anche nel corto. Le verbe 6,5, nelle verbe 6,5 oggi non va mai in difficoltà, quindi controllo degli attaccanti fisici, quindi abbiamo visto che è tenuto bene anche, diciamo così, è tenuto bene la difesa, perché oggi ha veramente fatto una bella partita. Beruato 6. Ma perché 6? Perché sul gol rimane, diciamo così, passivo, sulla diagonale che viene fatta, quindi si prende un 6, insomma, anche se poi ha fatto delle belle cose, ma il gol, diciamo così, è venuto perché è rimasto un po' troppo, secondo me è rimasto passivo. Piccinini 7, bravo sto ragazzo, bravo, e soprattutto bravo sulla fase del gol, perché a quel punto si poteva ingolosire e tirare, e invece no, ha preso e ha passato la palla al compagno, ha passato la palla a Valotti, e Valotti da due passi ha insaccato, quindi bravo, bell'assist ha fatto Piccinini per Valotti, ragazzo che ci mette la testa, oltre che a giocare bene, ci mette anche la testa, quindi io direi un bel 7. Nagy 6, perché si limita al compitino, subentrato si limita al compitino. Marin 6,5, bene, bene, perché tiene bene la posizione, bene, dirige bene la difesa, quindi io direi 6,5 a Marin. Ma sta che questo Marin diventi, diciamo, Marin 2.0, speriamo. Valotti 7,5, perché oggi Valotti ha fatto una partita. Cominciamo a vedere il Valotti che dovrebbe essere. Bravo, bravo sto ragazzo oggi, bravo, veramente bravo. Se Barberi si è subentrato, io direi 6, va bene così, insomma, poi tira, ma sfiora la rete. Tramoni 6, Lisandro, oggi non trova le giocate giuste, ripeto, perché viene sempre raddoppiato di marcatura, quindi però regala la palla alla prima rete, prima a Moreo e poi via via il resto, quindi io direi che Tramoni 6, Moreo 6,5, il solito Moreo, sempre il solito centravanti di boa, non è una punta, ormai l'abbiamo capito, quindi io direi così. Poi è stato sostituito da Torre Grossa senza voto, perché giocato 10 minuti, non si può, insomma, dare un giudizio. Ecco, dice troppo pochi, 10 minuti più recupero, ma non si può dare giudizio. Moreau è il solito, cioè nel senso, quello, quindi va bene così. Chi è che te la butta dentro? Valotti, per forza. Perché vedete che se il Pisa trova chi la butta dentro, il Pisa va a segno, perché le occasioni noi le facciamo. Il problema era proprio il finalizzatore. Quindi se Valotti abbiamo trovato la chiave di volta, che d'ora in poi il finalizzatore diventa lui, siamo a cavallo. Mlakar 6,5 oggi,
si perde un po' nel finale, però alla fine come esterno direi che bene, confeziona il secondo assist per Valotti, quindi io direi bene. Aquilani oggi darei un 6,5 perché ha messo in campo la formazione giusta contro il Südtirol di Bisoli, squadra ostica, squadra difficile da gestire, una squadra al Südtirol che secondo me è forte comunque come squadra, ma noi oggi la formazione, cioè il nostro Pisa ha trovato la via giusta, perché noi, ripeto, e non mi stanco, non mi stancherò mai di dirlo, noi le occasioni si creano, il problema era proprio il finalizzatore e oggi abbiamo trovato il finalizzatore. Oggi il finalizzatore è stato Valotti, grande Valotti, che finalmente ha sbloccato la situazione. Io dico finalmente perché è così. Ecco. Poi, per quanto riguarda i tiri totali, qua riporta perché cambia da testata a testata, cambia. Comunque, prendiamo questa per buona. I tiri totali sono stati 10 per Südtirol, 8 per noi. No, io non la vedo giusta. Secondo me è stato qualcosa in meno per Südtirol come tiri totali, sto parlando, e qualcosa in più per il Pisa. Comunque, i tiri in porta, 5 noi, 2 il Südtirol. Questo è stato il tabellino. Bene, io per questa rubrica delle pagelle mi fermo qua. Mi raccomando, se vi è piaciuto questo video, pollice su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, condividete il video sui social. E io vi ricordo una cosa, il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima!